comunale aperto, il primo nella storia di Milano, che ha come oggetto la situazione occupazionale dell'azienda Carapelli Rete S.p.A. stabilimento di Milano. Come potete vedere alla mia sinistra, questa sera non c'è il vice sindaco Luigi Garavaglia, prematuramente e improvvisamente scomparso il 23 agosto e che commemoreremo nel prossimo Consiglio Comunale. Poche ore prima di morire, in pieno periodo estivo, ha partecipato con me alla riunione municipio con l'RSU della Carapelli per fare il punto della situazione dei lavoratori e concordare la richiesta di un Consiglio Comunale aperto. Una testimonianza eccezionale di generosità di come il vice sindaco intendeva la politica a servizio del bene comune. Abbiamo aderito alla richiesta dell'RSU concordando la data del Consiglio Comunale e stabilendo all'unanimità in sede di conferenza dei capigruppo alcune regole per governare in modo ordinato questo Consiglio Comunale. Sarà data la parola un tempo massimo di 10 minuti, visto i numerosi interventi che ci saranno, all'RSU, ai rappresentanti sindacali, alle rappresentanze politiche di provincia e regione, ai capigruppo consigliari. I tre capigruppo congiuntamente hanno predisposto e depositato una mozione totalmente condivisa, senza nessuna distinzione politica, da approvare a conclusione della seduta di questo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale verrà registrato e gli organi di stampa presenti sono certa che daranno il giusto rilievo a questo particolare Consiglio Comunale. Faccio un breve excursus di ciò che l'amministrazione comunale ha fatto e ha seguito nella vicenda Carapelli. Da subito, cioè da quando si è parlato per la prima volta di mobilità, che eravamo nell'autunno 2012, ho ricevuto una delegazione di lavoratori accompagnati dalle loro RSU e dai sindacalisti. Ho ascoltato tutti e mi sono impegnata a portare a conoscenza del loro problema i livelli istituzionali più alti, provincia e regione. In provincia, il 17-12, l'assessore Del Nero, che siede alla mia sinistra, ha ascoltato la voce degli amministratori locali, dell'RSU e dei sindacalisti presenti. Quindi è venuto a conoscenza del grosso problema che attanagliava diverse famiglie di Verona. Il mio impegno è stato poi quello di chiedere un incontro con l'amministratore delegato Carapelli, che è avvenuto il 9 aprile del 2013, per conoscere dalla sua viva voce le prospettive dell'azienda e della situazione occupazionale di Inveruno dopo la messa in mobilità di 28 persone di Inveruno e Tavernelle. Carbò allora mi aveva assicurato che i tagli erano stati completati. Non vi era in atto nessuna trattativa di vendita dello stabilimento di Inveruno. Si sarebbe trasferita parte della produzione da Tavernelle a Inveruno e avrebbe chiesto flessibilità da parte dei dipendenti. Ora siamo di fronte a un nuovo scenario, 48 lavoratori su 177 di Inveruno rischiano la messa in mobilità. Si sono susseguiti incontri in provincia e in regione. Ci si è mantenuti in contatto costante con le RSU. Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti ha presentato l'interrogazione all'assessore regionale Valentina Aprea. Dalla segreteria dell'assessore regionale Aprea ci hanno subito informati di essere in contatto col Ministero del Lavoro, aggiungendo che, come AIF, avrebbero partecipato a tutte le fasi dell'avvertenza con l'intento di scongiurare i licenziamenti. Avevano accolto la disponibilità aziendale a trasformare la mobilità in cassa integrazione guadagni straordinari. Nel mese di agosto prima e da ultimo proprio ieri si sono svolti incontri a Firenze senza risultati certi e rassicuranti, ma con la
disponibilità da parte di azienda Carapelli di trasformare la mobilità in cassa integrazione al tavolo del Ministro del Lavoro, al quale è già stato chiesto un incontro fissato per il 16. Informazione questa avuta questa mattina dalla dottoressa Donnini, che è la direttrice del personale. Sono stata solo in contatto col sindaco di Tavernelle, col quale ci scambiamo informazioni e aggiornamenti. Ora tutto il Consiglio Comunale è qui per ascoltare la voce dei lavoratori attraverso i loro rappresentanti. Darei quindi la parola in ordine alle RSU, la signora Riva e il signor Crespi, al signor Germani Marco, segretario regionale FAI CGIL, al signor Marchesetti Alessandro, segretario FAI CISL Milano, di seguito poi ai rappresentanti delle istituzioni. Vi ha assicurato la sua presenza anche l'assessore regionale Massimo Garavaglia, che ci raggiungerà più avanti per l'impegno preso in precedenza. Quindi alla mia sinistra ho l'assessore provinciale Paolo Del Nero, ho il signor consigliere regionale del PD Rosario Norio e ho il direttore dell'Agenzia Lavoro Lombardia Fulvio Matone. Quindi ci darei la parola, se per cortesia puoi passare il microfono, alla signora Riva Claudia, RSU Carapelli di Verona. Buonasera a tutti. I lavoratori dello stabilimento di Verona La Carapelli sono, se vuol dire, stanchi, sfiniti, per una continua situazione di precarietà a livello occupazionale, che è iniziata già nel 2009, subito dopo la cessione dello stabilimento di Verona da Minerva Carapelli. Subito dopo questa cessione si è aperta una procedura di mobilità che si è conclusa con il licenziamento di 26 lavoratori. Successivamente è stata effettuata la chiusura dello stabilimento di Voghera in provincia di Pavia, con uno spostamento di questi lavoratori nel nostro stabilimento. Insieme a loro sono arrivate le linee produttive. Vi parlo del settembre dell'anno scorso, tutta la procedura si è conclusa in quel periodo. Questo ci faceva ben sperare. Si prospettava quindi un concentramento della produzione nel nostro stabilimento, almeno questo è quello che noi credevamo. Ed è un'illusione che è durata ben poco, perché già a novembre, metà novembre dell'anno 2012, quindi dello stesso anno che ha visto la fine di questa procedura di spostamento, si è aperta una procedura di mobilità. La procedura di mobilità è stata motivata sulla base di un improvviso inaspettato innalzamento dei prezzi della materia prima, quindi dell'olio. Inaspettato a nostro giudizio fino a un certo punto, perché chi si trova in questo mercato, nel mercato oleario, sa benissimo che il mercato oleario è fortemente condizionato da condizioni climatiche che sono cicliche. Quindi capita periodicamente che ci sia innalzamento dei prezzi della materia prima, e questo non può giustificare la perdita dei posti di lavoro. Però così è avvenuto. 10 lavoratori dello stabilimento di Verona nuovamente hanno perso il posto di lavoro. Attualmente sono in cassa, però lo perderanno a fine gennaio dell'anno prossimo. Successivamente, a distanza di soli 6 mesi, ribadisco, si è aperta una nuova procedura di mobilità che riguarda circa il 50% del comparto operaio. Si parla di 45 operai e di 3 impiegati, 48 lavoratori totali sul nostro stabilimento, più 7 sullo stabilimento di Tavernelle, perché la mobilità, così come a 8 gennaio, si apre sempre su 2 stabilimenti in contemporanea, ma con un sacrificio molto più ampio sul nostro stabilimento. Quindi questa situazione inevitabilmente ci porta a un rigorio. Quindi cosa noi chiediamo a voi? Noi vi chiediamo, indipendentemente dalla vostra appartenenza politica, di essere tutti coesi e di collaborare con provincia e regione
per esercitare la pressione sull'azienda affinché revochi la procedura di mobilità e la trasformi in una sospensione temporanea del lavoro e non in un'interruzione del lavoro. Questo è quello che vi chiediamo. Tra l'altro, siamo venuti a conoscenza che ci sarà già un appuntamento, così ci è stato riferito dall'azienda, il 12 settembre in provincia alle 2:30. Quindi vi chiediamo veramente di partecipare e di effettuare questa questione. E nel caso in cui fosse proprio inevitabile il procedimento di mobilità, quindi si giungesse al licenziamento, di allontanare tutti insieme gli ammortizzatori sociali, comunque di chiedere all'azienda questo, tutti gli ammortizzatori sociali possibili per rendere meno drammatica la perdita del posto di lavoro per i lavoratori coinvolti. Grazie. Buonasera a tutti, c'era la collega. La procedura di mobilità riguarda il 50% della forza operaria. La fascia d'età va dai 40 anni ai 50 dei coinvolti, quindi sapete tutti che la difficoltà di ricollocarli c'è, e probabilmente tantissime di queste persone perderanno definitivamente la possibilità di lavorare. Noi ci chiediamo quale sarà il futuro di questo stabilimento, visto che comunque togliendo la metà di forza lavoro ci sono pochi spiragli per il futuro proprio. Quindi non solo c'è un rischio per l'occupazione delle persone a ora coinvolte, ma probabilmente da qua a qualche tempo ci sarà un'altra procedura delle altre difficoltà per quelli che rimangono. Teniamo informati su quello che sta succedendo nel reparto, che praticamente c'era un progetto di fare le DET per gli Stati Uniti, che a ora però è sospeso. Stanno aspettando probabilmente che giunga il termine questa procedura per portarlo avanti o per fare un altro disegno, perché comunque c'è l'investimento, lo stabilimento non ci sono stati gli ultimi tempi. Quindi il futuro oltre ad essere roseo per quelli coinvolti e cioè, a meno oscuro per quelli che saranno comunque, continueranno a lavorare. Quindi noi vi chiediamo che se i licenziamenti sono inevitabili, almeno che il comune possa aprire uno sportello dedicato ai lavoratori in difficoltà, con aggiornamenti su corsi, su quello che comunque la regione mette in campo per non lasciare da sole queste persone. E questo è tutto. Che non possiamo mettere in campo noi gli ammortizzatori sociali, ma favoriremo tutti quegli incontri, vorremmo essere presenti a questi incontri proprio per scongiurare il peggio. Do adesso la parola al signor Bermani Marco, segretario regionale di FLAI CGL. Ringrazio il sindaco e tutto il consiglio comunale. Ringrazio ancora di più il sindaco che stasera ci ha dato delle informazioni importanti, che nell'arco di 24 ore una dirigente del gruppo Carapelli ha modificato la sua opinione rispetto alla dichiarazione fatta in maniera ufficiale che non avrebbe mai tolto le 55 persone in procedura di mobilità, ma avrebbe chiesto al Ministero opportunità di ammortizzatori sociali. L'italiano ha una formula e la formula è quella che comunque i lavoratori alla data di oggi non hanno risolto il loro problema e quindi giustamente anche credo la giornata di la serata di oggi avrà un suo frutto che è quello di utilizzare tutti i nostri strumenti per questi lavoratori. Ringrazio anche tutto il Consiglio Comunale per avermi dato la possibilità di intervenire e di stare in un luogo dove come cittadino italiano ne ho grande rispetto. Qui si esercita la democrazia, che tale è quella democrazia che va nel rispetto della nostra Costituzione e che ricordo tutti, ricordo a me prima a me stesso, che è una Costituzione fondata sul lavoro. Non è comune purtroppo che le istituzioni si avvicinino al mondo del lavoro in maniera preventiva, cioè prima che accadano danni irreparabili in un sito produttivo.
Pertanto vi ringrazio ancora perché credo che siamo ancora in tempo per garantire un futuro ai lavoratori della Carapelle e da un sito produttivo ad Inveruno. Traduco, le due cose non possono essere scisse. La fine del pensiero che solo i grandi centri commerciali garantiscono futuro nei paesi, io lo trovo un grande risultato di cultura generale del nostro paese. Come voi conoscete, il nome che sta all'entrata di questa azienda è Carapelle Firenze. Il futuro dello stabilimento è dato da questo marchio e non da oggi. Quello che noi sappiamo è che lo stabilimento di Inveruno è sempre stato un luogo di trasformazione di un prodotto, l'olio. Prodotto che è l'orgoglio italiano. Forse è meglio dire lo è stato. Questo orgoglio che è interessato prima Unilever e poi oggi Deco. Prima vi era una produzione inserita tra vari settori di trasformazione alimentare ed a un certo punto Unilever, come ricordate, lasciando a casa molti lavoratori, decise che il settore non interessava più e allora entrò un gruppo, Teleo, un gruppo spagnolo, un grande gruppo di produzione di olio in Spagna. Si pensava e si pensa che lì ci possano essere delle garanzie perché si parla di olio. Olio, orgoglio del paese Italia, dicevamo, che però questa Italia l'ha abbandonato, non l'ha difeso e dico io personalmente violentato. L'imprenditoria italiana sull'argomento non c'è. Ora, vuol dire che il nostro olio italiano è sparito? No. Voi siete ben informati e sappiamo che il nostro olio ha un mercato di nicchia. Gli uliveti in Italia sussistono, ma hanno 1000 padroni. E la costruzione di consorzi che possono dare prodotto ad aziende di trasformazione come questa per l'Italia è un problema. E che quindi pertanto questo olio non è più nicchia, con un costo che non può permetterselo nemmeno un cittadino italiano. Pertanto questa trasformazione produce il fatto che marchi come Carapelle, Sasso e Bertolli hanno sì un nome italiano, la sua bandiera e anche la città di provenienza nella sua etichetta, Firenze. Il mondo tutto questo l'apprezza. Sulla percentuale di olio italiano lascio a voi la lettura dell'etichetta del prodotto Carapelle e i prodotti esistenti oggi in quell'azienda. Vi ho detto questo perché il gruppo Deleo è pronto a vendere il terreno, le mura, i lavoratori, ma non i propri marchi. Dicendo che questo lei l'ha già fatto in Spagna, vendendo il resto e tenendosi i marchi e ha salvato in quel modo l'occupazione. Questo fine in Italia non funziona. Noi per poter procedere necessita tenere tutto assieme, lavoratori, marchi e mura. In attesa di questo film che loro hanno in mente, hanno chiuso Voghera, hanno portato qui i lavoratori e come ben sapete abbiamo fatto accordi che quei lavoratori tutti i giorni vengono senza subire danni o indennizzando il fatto che fanno sacrifici. Poi si continua a aprire, aprendo una cassa straordinaria e nello stesso tempo si apre una procedura di mobilità. Oggi siamo in questo contesto, signor Sindaco, sul fatto che c'è una procedura di cassa straordinaria che termina fra 8 mesi, ma i tempi dati di quella cassa straordinaria non permettono nella giornata di oggi, a fronte delle nostre leggi dello Stato, di aprire un'altra cassa straordinaria, perché il gioco sta terminando in questo nostro paese. E quindi, se precedentemente siamo riusciti a battere all'inizio dell'anno il 50% delle loro richieste di esuberi, oggi questa cosa non accade. Ma guarda caso, e faccio guardare a voi e a tutto il Consiglio Comunale, la maggior parte in questo momento di lavoratori esuberanti sono sul sito di Inveruno, non sono a Tavernelle, cioè a Firenze. Ci sarà una motivazione? Il dubbio è sempre una virtù di pochi nell'averlo e di dare risposta, ma credo che disturbare a Firenze, il suo marchio, quei lavoratori, probabilmente il mondo lo sentirebbe di più che disturbare un paese che si chiama Inveruno. Dentro questo ragionamento, la FIGL nazionale, quella regionale e territoriale, sono a ricercare assieme, unitariamente, con le altre sigle sindacali, un percorso per i lavoratori della Carapelle, assieme a tutte, come dicevo, le organizzazioni sindacali.
L'azienda li ha definiti tutti esuberi questi lavoratori, ma noi stiamo cercando una strada che per tutti e non solo per questi esuberi, ma anche per gli altri che oggi pensano di non avere problemi, di pensare al loro futuro. Perché quel futuro non può terminare nella presenza esclusivamente di un grande bel magazzino. Si vuole far sì che rimanga della produzione, perché un paese che non ha attaccato un magazzino alla produzione rischia di essere un grande centro commerciale e che quindi il cliente, quando è stanco, lascia anche il magazzino, pur avendogli dato tutte le condizioni per poter farlo funzionare. Quindi, pertanto, a fronte di questo ragionamento, il mantenere la produzione è il nostro obiettivo. Ora andremo al Ministero del Lavoro per trovare una strada, gli aiuti ai lavoratori, visto che l'azienda ha aperto questi licenziamenti. Cercheremo tutti gli strumenti sociali esistenti nel nostro Paese. Spero anche che voi, nel vostro comune, non ne sono a conoscenza, ma spero di sì, per il cittadino lavoratore di Inveruno, e non soltanto per la Carapelli, ci possono essere strumenti eventualmente di alleviare eventuali problematiche individuali del cittadino che vive in Inveruno. Questa è l'immediatezza dei nostri problemi e su questa immediatezza credo che il Ministro troverà, che il Ministero troverà nella strada, ma io chiedo a voi di continuare con noi a mantenere alto il fatto che all'interno di questa realtà che si chiama Inveruno e si chiama Carapelli ci possa essere la continuità del lavoro produttivo. È assurdo, io credo, che un paese come il nostro si riduca a essere esclusivamente non più produttore del proprio olio, ma magazzino di prodotto di olio fatto altrove. Credo che su questa riflessione noi faremo la nostra parte, che è quella parte sindacale con tutti i limiti che il sindacato oggi può vivere, ma credo che anche voi, nel vostro ruolo, importante ruolo per un nostro paese, ci sia l'opportunità di ricordare a tutti dove e come siamo. Con chi? Con chi oggi ci governa? Sto parlando dei ministeri appropriati, del ministro appropriato, del settore di riferimento, ma sto parlando anche, non per ultimo, della nostra regione, da chi la governa, da chi oggi ha il ruolo dell'assessorato all'agricoltura, a tutto il Consiglio regionale, cercando tutti assieme di ricordare e di non avere l'imbarazzo di dire che forse affermare l'italianità dell'olio è un valore aggiunto e quindi su questo lavoriamo assieme. Grazie. Permettetemi soltanto anche personalmente di fare un ricordo del vice sindaco, perché è stato presente all'incontro che abbiamo fatto alla fine con la provincia e quindi io non lo conoscevo, l'ho conosciuto su questa vicenda, ma ci tengo a dire come avesse seguito con particolare attenzione e passione anche questa grave situazione. Come dicevo, l'abbiamo seguita dall'inizio. Io cercherò di essere molto sintetico, perché possiamo anche giustamente raccontarci e aiutarci a capire la situazione generale di crisi, che è importante, come è stata richiamata anche da parte sindacale, il ruolo del nostro paese per quanto riguarda i sistemi produttivi, manifatturiero, le situazioni delle aziende. Richiamare il quadro generale è importante perché io dico sempre: i posti di lavoro li creano le imprese, non ce li inventiamo con un decreto, però è anche vero che a livello nazionale, diciamo, una politica industriale, una politica di un paese è quella che poi consente alle imprese di investire o al paese di essere attrattivo. Però un conto è tenere presente questa situazione, un conto è che ci fermiamo a raccontarci queste cose, perché non andiamo da nessuna parte. Siccome ogni situazione di crisi aziendale, io ne ho seguite tantissime, eppure in un quadro grave, ogni situazione è diversa. Ogni
presa e seguita a fondo, perché ognuna ha una sua particolarità. Ci sono aziende che in questo periodo di crisi di fatto erano fuori mercato, in qualche modo decotte, era impossibile farle ripartire e quindi bisognava seguire un certo percorso. Ci sono aziende che invece non erano in questa situazione, e credo che la Carappelli sia una di queste. La Carappelli è un'azienda che invece è stata, come altre purtroppo, gestita male, con problemi probabilmente finanziari, non solo di produzione, di investimenti e di scelte, a cui si aggiunge il fatto di un'azienda multinazionale, comunque con una proprietà italiana, che oggi va a privilegiare le situazioni del proprio territorio e anche, come è stato detto, nel nostro territorio, situazioni che possono creare meno problemi. Devo dire che io ho visto, quando si comincia da una parte e non sembra che se ne difenda un'altra, alla fine ci rimettono tutti, cioè non è che poi Firenze, cioè se è la guerra fra poveri, fra Verona e Firenze, ne stiamo a rimetterci tutti, quindi anche da questo punto di vista è bene che dall'altra parte vedano con un'attenzione diversa nella situazione. Però appunto, insomma, io volevo essere molto, molto concreto e sintetico. Oggi si è chiusa la fase sindacale, iniziano i 30 giorni nella fase pubblica. Il 16 è stato detto c'è questo incontro al Ministero ed è un punto importante, perché bisogna capire la volontà dell'azienda, che è sempre disponibile a un percorso diverso da quello della mobilità, e allora da questo punto di vista bisogna che noi come associazione, oltre che alle forze sindacali, al Ministero, la possibilità di uno strumento diverso, la possibilità per esempio di una cassa integrazione ordinaria da parte del Ministero, ci sia la possibilità, cioè la possibilità c'è di dare una risposta positiva. Però tutto questo parte da capire fino in fondo quella che è la volontà dell'azienda. Allora, da questo punto di vista è stato detto, ci vuole chiarezza da parte dell'azienda. Noi il 12, come è stato accennato, abbiamo un incontro in provincia con l'azienda, abbiamo parlato a luglio nell'incontro con i sindacati, avevamo garantito questo incontro, doveva essere il 5, l'azienda ha chiesto il rinvio, ma semplicemente perché coincideva con l'incontro con i sindacati. Il 12 c'è questo incontro, noi incontreremo l'azienda da sola. Noi in genere la procedura è ascoltiamo sulle crisi sempre i lavoratori, poi andiamo a sentire l'azienda, perché vogliamo che con l'azienda le cose siano chiare, siano. C'è chi lo fa e chi no, ovviamente, può stare. Però noi faremo di tutto perché l'azienda ci dica fino in fondo qual è la sua volontà. Questo perché è stato detto, è importante che le istituzioni intervengano in maniera preventiva. Si riesce a intervenire in maniera preventiva quando dall'altra parte c'è una volontà di collaborazione. Perché non è che noi ci possiamo inventare una crisi. Noi abbiamo, per fortuna, qualche situazione che è stata anche riportata da organi di stampa di qualche azienda che di fronte a una situazione di difficoltà, anziché fare il solito iter, cassa integrazione, mobilità, passaggi vari per poi lasciare a casa i lavoratori, ha veramente valutato, siccome l'azienda pure in difficoltà, il mercato c'era, un mercato che doveva essere modificato, doveva essere riorganizzato l'azienda, c'era un investitore, c'era la volontà dell'azienda, servivano alcuni passaggi. L'azienda ha trovato un accordo con i sindacati e con le istituzioni per un percorso di 2 anni di politiche attive che possono portare alla ricollocazione sia interna di quasi tutti i lavoratori e eventualmente, se qualcuno all'interno non può essere ricollocato, un aiuto all'esterno, con un percorso di 2 anni concordato dall'inizio con il direttore dell'Agenzia del Lavoro Regione Lombardia. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io non ripeto i contenuti portati fino ad ora, no. Dico soltanto che anch'io mi permetto, avendo ricevuto al momento della presentazione della richiesta di istanza di mobilità, della procedura di mobilità della Carappelli,
vice sindaco mi telefonò furioso al telefono, mi chiamò la scuola, non mi conosceva, mi ha dato il mio recapito dicendo: con tutto quello che abbiamo fatto per sostenere questo insediamento, questo non ce lo dovevano fare. No. Ecco, il punto di partenza per noi è stato quello, cioè incominciare a conoscere una novità. Noi ci occupiamo di vertenze su tutto il territorio lombardo. Tenete conto che nel 2007, abbiamo raccontato dal primo incontro con i consigli regionali, nel 2007 facevamo una trentina di vertenze in un anno, adesso viaggiamo sulle 50-60 vertenze a settimana. Però ogni volta che compare una situazione di questo tipo occorre definire, per prendere in mano, d'accordo con i livelli istituzionali, con i corpi sociali intermedi e sentendo l'azienda, per capire che soluzione trovare. Noi abbiamo un aggiornamento periodico quasi quotidiano con l'assessore Aprea, con l'assessore Melazzini sul lavoro e su industria, e la linea che abbiamo condiviso allora con il vice sindaco e con l'assessore Aprea Melazzini innanzitutto è stata quella di verificare nella fase sindacale la possibilità che le parti trovassero un accordo tra di loro, evidentemente d'accordo con la provincia, dando dei segnali di attenzione del livello istituzionale, cioè non abbandonando la trattativa e l'avvertenza soltanto a una dialettica tra due parti, ma facendo percepire l'attenzione del livello istituzionale. Ancora più bella questa cosa qua è oggi, perché sembra, da quello che voi ci dite, che stiamo concludendo in queste ore la fase sindacale senza che le parti abbiano trovato un accordo, anche se ci sono, tra le varie posizioni che ho sentito, sembra che una strada di una possibile alternativa alla mobilità ci sia. Ecco, noi normalmente, d'accordo con la giunta che ci ha dato queste indicazioni, il primo approccio che abbiamo con l'azienda è di capire se esistono delle condizioni per cui i livelli occupazionali restino impregiudicati, cioè capire se ci sono strade che evitino che ci siano impatti sui lavoratori. Sembra una banalità, però la diversa possibile scelta di strumenti che accompagnano delle situazioni di crisi, non ultime anche gli strumenti che c'è con noi l'assessore che si occupa di bilancio della Lombardia, quindi lo sforzo grosso che si sta facendo per individuare strumenti di supporto alle imprese, offrono delle prospettive evidentemente per un sistema produttivo come quello della Lombardia. Non sono impatti che risolvono tutto, però ci sono delle iniziative che non sono abbandonate al caso, ma sono sempre di più risintonizzati per sostenere anche a livello sociale la possibilità occupazionale. Questo è il messaggio che io vi trasmetto, innanzitutto dall'assessore del lavoro Aprea e del lavoro che facciamo completamente con l'assessore Melazzini, che l'avvertenza e i lavoratori non saranno lasciati in questa avvertenza, in questa condizione, in questo contesto, ma saranno accompagnati evidentemente nei limiti di scelta che innanzitutto le parti che formuleranno un possibile accordo dovranno fare. Noi non possiamo certo sostituirci alla volontà di un'azienda, così come non ci possiamo sostituire alla volontà dei lavoratori a firmare gli accordi. Su questo l'unica cosa che possiamo fare è costruire un terreno fertile perché le parti possano continuare a fare un pezzo di strada insieme. La ringrazio, torno alla porta del dottor Rosario Norio, consigliere regionale, componente della Commissione Attività Produttive e Occupazionali. Sì, anch'io la ringrazio per l'invito e porto a nome del Partito Democratico, del gruppo regionale, la solidarietà alle RSU, lavoratrici e lavoratori della Carpelli di Verona, naturalmente anche la solidarietà alle istituzioni locali, perché è del tutto evidente che quando sul proprio territorio succedono vicende come queste, a pagare le conseguenze sono direttamente i lavoratori, ma poi naturalmente di tutto il tessuto sociale del territorio che ne risente. Io ho sentito, ci sono qui persone molto autorevoli in rappresentanza delle istituzioni, Regione Lombardia, Provincia, mi pare che ci sia un comune sentire nella volontà di mettere in campo tutti gli strumenti di sensibilizzazione e di pressione necessari al fine di provare a recuperare una situazione che, dalle cose che ho sentito e mi sono state riferite, mi sembra molto complicata e molto difficile. Molto complicata e molto difficile perché qui siamo di fronte a un'azienda che, secondo me, si sta comportando in modo estremamente scorretto e che in più della circostanza, diciamo così, parafrasando il gioco delle carte, ha parato al gioco.
terreno, perché su questo terreno avrebbero costruito un capannone, avrebbero creato un'occupazione, e ci siamo accorti che non c'è stata un'occupazione, e quindi da quel punto di vista lì si è appropriata e ha giocato con il senso di responsabilità da parte della, di questa comunità locale, e non ha restituito quello che avrebbe dovuto fare. Ha aperto delle procedure di mobilità all'inizio di quest'anno dicendo che sarebbero state le ultime, anche perché c'era un problema di assestamento organizzativo, ma che poi il problema si sarebbe risolto, e adesso siamo per discutere di un'ulteriore procedura di mobilità che chiama in causa il 50% della struttura operaria che abbiamo all'interno dell'azienda, pregiudicandone, io sono d'accordo con i timori, non solo l'operatività immediata, ma anche in prospettiva l'apertura o meno, il fatto che questo sito rimanga o meno aperto. Quindi io penso, e sono d'accordo con quanto ho sentito, che ci sono le disponibilità, ci potrebbero essere gli strumenti, ma io penso che manchi la volontà politica da parte di questa azienda nel sedersi al tavolo e nell'esplorare con le parti, che in questo caso sono le parti sindacali, le istituzioni locali, tutte le possibili strade alternative rispetto a questo tipo di ipotesi, che è un'ipotesi che ci sta portando sostanzialmente in prospettiva, una prospettiva anche non di lungo termine, ma penso di medio termine, alla chiusura della fabbrica vera e propria. Allora, il tema è questo: mettere in campo tutti gli strumenti di pressione, anche istituzionali. Loro ritengono che il loro, diciamo così, il brand sia rappresentato dal marchio. Io penso che si debba sapere in giro che dietro a questo marchio c'è un'azienda che sta giocando sui destini dei lavoratori e tutto sommato sta giocando anche su diciamo, la capacità di comprensione anche da parte dei cittadini e dei clienti, visto che si spaccia ad esempio per ogni italiano, ogni che invece arriva dalla Spagna, con tutte le considerazioni che questa cosa può determinare, con tutto quello che questa cosa deve determinare. Allora, io penso che questo sia un problema, è un problema che va sottolineato, è un punto di debolezza di un'azienda che opera sul mercato internazionale, il fatto che si dicano queste cose, e io penso che da parte delle istituzioni noi si debba stringere e si debba naturalmente pretendere che ci sia un'interlocuzione. Guardate che in queste settimane, noi quasi settimanalmente nella quarta commissione discutiamo di crisi aziendale. Quando sono crisi che riguardano aziende italiane, tutto sommato abbiamo un interlocutore. Ma quando le aziende sono aziende straniere o sono multinazionali, abbiamo sentito, va bene, dei passacarte, dei passaparole. E questo è un problema, perché quando si prova a aprire un tavolo, a aprire un confronto, oggettivamente questa cosa è particolarmente difficile e complicata. Allora io penso che si debba ripartire da qui. Si debba più presto mettere in campo strumenti di pressione. Lo faremo come gruppo consigliere del PD, lo faremo in accordo anche con le altre forze politiche, perché si possa effettivamente aprire un tavolo di confronto che veda coinvolte le parti sociali, le istituzioni locali, al fine di far riconsiderare quella scelta che loro hanno fatto. Il tema non è oggi come oggi, permettetemelo di dire, ragionare su come ricollocare i lavoratori che perderanno il posto di lavoro. Il tema è come evitare che questa azienda chiuda, come trovare soluzioni alternative rispetto alle scelte che unilateralmente sono state fatte. Come si diceva, c'è un prima e c'è un dopo, lo dico anche all'RSU, a coloro che sono intervenuti prima di noi, non è questo il momento di discutere dove ricollocare i lavoratori, è il momento di pretendere che questa azienda rimanga aperta con tutti i lavoratori dentro. Grazie. Grazie, do ora la parola all'assessore regionale Massimo Garrato. Prego, assessore. Sì, grazie sindaco, benvenuto. E scusa se sono arrivato con un attimo di ritardo, ma avevo un altro impegno, ma ci tenevo a essere qua, nonostante tutto, perché alle vostre aziende ci teniamo in maniera particolare. Allora, due considerazioni. Una di più nel merito su quello che si può fare, riprendo un po' di cose dette, faccio un po' di sintesi e una proprio di carattere generale sulle prospettive. Allora, per quanto riguarda quello che può fare la Regione Lombardia d'intesa con la provincia e quant'altro, è già stato detto, ma mi impegno a sensibilizzare nel modo più forte possibile gli assessori competenti, Aprea e Melazzini, che sono molto sensibili sul tema, quindi non farò granché fatica. Però qua diciamo che questa situazione è particolare, quindi merita un surplus di attenzione.
proprio per le vicende che ci stanno dietro. Ringrazio anche AIFI, la società che supporta questi percorsi, e il buon Rosati che in commissione ne vede purtroppo quotidianamente queste situazioni, quindi qui non giochiamo a destra e a sinistra, qui siamo tutti nella stessa parte e cerchiamo di trovare delle soluzioni. E quindi l'impegno massimo per trovare queste soluzioni. Per quanto riguarda considerazioni di carattere più generale, lo spunto che dava alla fine Rosati del far sapere alcune cose non è sbagliato. Mi ricordo quando ero ancora al Senato della scorsa legislatura, votammo un'ottima legge che passò all'unanimità, di nostra iniziativa, ma è passata all'unanimità, che prevedeva per l'appunto l'indicazione sull'agroalimentare della provenienza delle materie prime. Legge votata all'unanimità dal Parlamento italiano, fermata in Commissione europea. I governi successivi non hanno mosso un dito per fare diventare norma europea una norma votata all'unanimità dal Parlamento italiano. Questo è un problema. Quindi quando noi vogliamo difendere l'agroalimentare italiano e nell'olio Carapelli, magari ci fosse l'olio spagnolo, ma è tutto cinese, è chiaro che c'è un problema. È un problema serio, ma il problema è stato. Quindi una sensibilizzazione generale, che, ripeto, non è questione destra, sinistra, queste cose qui lasciamole per quando giochiamo le elezioni. Questi sono i temi veri di cui dovremmo discutere, così come altri temi veri sono quelli, della fiscalità. Oggettivamente, prima del bene, diceva giustamente, il lavoro lo fanno le imprese. In particolare soprattutto le imprese private, perché tutti i carro sono estendibili perché i privati pagano le tasse, se no chiudiamo baracche con attivi tutti quanti. Quindi il massimo dell'impegno nostro deve essere per trovare le condizioni affinché le imprese sopravvivano in questo momento di crisi e si sviluppino. E quindi oggettivamente quando un'impresa paga il 70% di imposte e passa il confine paga il 25%, c'è un problema. Questo è un altro tema su cui tutti insieme dobbiamo trovare modo di fare massa critica, altrimenti riesci a difendere le tue produzioni perché c'è qualcuno che non vuole perché ti fa comodo. Non riesci a difendere le tue imprese perché sono massacrate di imposte, perché ci sono dei problemi a far quadrare i conti, però dopo chi ci va di mezzo? Tutti quanti. Ecco, questi sono i temi di fondo su cui dobbiamo metterci a lavorare con la terra. Noi tentiamo di fare il possibile, tenteremo di fare ancora di più per quanto la nostra competenza, e garantiamo il massimo impegno possibile per sostenere in particolare questa situazione che ci è nota, ma lo faremo come in silenzio sta tentando di risolvere la questione della Francoforte di Legnano, stessa storia, multinazionale che si fa gli affari suoi, però se io voglio riusciamo a combinare qualcosa con una società italiana, anche qui vedremo di fare, se non l'impossibile, almeno possibile. Grazie. Ringrazio tutti i relatori che hanno rappresentato le istituzioni. Naturalmente sono d'accordo e fiduciosa nell'impegno che questa sera hanno preso di fronte a tutto il Consiglio Comunale, ma soprattutto di fronte ai lavoratori su questo argomento, e a questo ci atteniamo. Però vi dico già in anteprima, nel caso non foste ancora informati, ma non penso, che abbiamo anche un'altra grossa situazione sempre per uno. C'è qualche capogruppo che vuole intervenire? Buonasera a tutti. Come ha detto il nostro sindaco, siamo qui questa sera in un consiglio comunale aperto, uno strumento che addirittura non esisteva, non era previsto nel nostro statuto, proprio perché tutte le forze politiche hanno sentito l'esigenza di raggiungere in questo modo due obiettivi che secondo me abbiamo abbastanza iniziato a raggiungere. Il primo, quello di ascoltare
i lavoratori e i loro rappresentanti per cercare di capire esattamente il più possibile della situazione che credo che sia venuta fuori in tutta la sua tragicità. E secondo, fare tutto quanto il nostro potere per aiutarli. Ecco, credo che ciascuno dei consiglieri qui presenti a questo punto abbia sentito dentro di sé un minimo di sentimento di impotenza. Io personalmente lo sento fortissimo, perché questa è un'azienda, come diceva chi mi ha preceduto, che per il Verona è storica. Chi di noi non ha avuto un parente, credo molti anche qua, tra noi consiglieri, hanno avuto padri, parenti che hanno lavorato dentro questa azienda, che via via ha subito tutta una serie di passaggi e di trasformazioni, ma che ha dato lavoro a tanti, che sta dando tuttora a tanti cittadini verunesi, e invece sta di nuovo licenziando dipendenti in modo consistente. Questo, come ha detto già anticipato il sindaco, come hanno detto persone che hanno parlato prima di me, e come verrà detto anche nella mozione che congiuntamente abbiamo presentato come capigruppo, non perché in Italia non si consuma più olio, non perché sia un settore particolarmente in crisi, ma semplicemente perché questa azienda fa più profitto comportandosi in altro modo, aprendo filiali in Cina, India, Malesia, rimanendo perciò leader mondiale degli oli d'oliva in bottiglia e traendone il massimo profitto, lasciando i costi sociali di questa sua decisione sulle spalle della nostra comunità, perché è così che va a finire. È chiaro perciò che quello che possiamo fare noi, amministratori di un comune di 8.700 abitanti, è prossimo allo zero, almeno così mi sento io. Possiamo cercare, come credo che stasera abbiamo fatto, di coinvolgere i livelli superiori, voi dell'RSU, del sindacato naturalmente, noi, dei partiti, infatti stasera abbiamo visto che ci siamo mossi in questo senso, ci stiamo muovendo anche a Roma con tutti i deputati e senatori che sono presenti sul territorio con i quali abbiamo contatto, perché vengano proprio cercate soluzioni più complessive che tutelino la società intera di fronte a quello che è oggi il problema dell'Italia, perché è venuta fuori una situazione drammatica, non soltanto la vostra, ma evidentemente è come se tutto stesse crollando. Il problema vero è il lavoro a questo punto. Lavoro che, guarda caso, è il fondamento della nostra società, come ricordava qualcuno, e come dice l'articolo primo della nostra Costituzione. Perciò senza lavoro la nostra Repubblica non ha fondamento. Quindi chiunque metta il profitto, la speculazione, la convenienza economica prima delle persone e della loro dignità che deriva dal lavoro, perché senza lavoro una persona perde dignità, deve essere ostacolato in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili. Ed è con questo principio in testa che ciascuno di noi, da qua in poi, per quel che può, deve fare la sua parte. Anche secondo noi è ormai palese che i vertici di questa azienda negli ultimi anni, oltre ad essere diventati pressoché irraggiungibili, perché io pensavo una roba tipo ogni 3-4 mesi, invece mi si dice una volta all'anno possono essere contattati, hanno via via dato versioni che sono state smentite dai loro comportamenti a distanza di pochissimo tempo, dicendo che volevano incrementare l'attività produttiva per poter ottenere la costruzione di una struttura in deroga agli strumenti urbanistici che erano vigenti, per arrivare dopo meno di un anno dalla costruzione di questo capannone a mettere in mobilità un terzo dei dipendenti. I motivi addotti, come diceva qualcuno prima di me, sono debolissimi. La crisi economica, il costo delle materie prime, l'incremento dei prezzi al dettaglio, tutte cose cicliche e anche prevedibili, insomma, da parte di chi fa imprenditoria in modo serio. È perciò ormai chiaro a tutti che è stata condotta una speculazione a danno della nostra collettività. A fronte di tutto questo che sta accadendo, ci dà sollievo, come gruppo di Rinnovamento Popolare, aver potuto oggi firmare una mozione congiunta che riconosce unanimemente qual è la dura realtà, e cioè l'assenza di un piano industriale capace di tutelare i livelli occupazionali, cosa sulla quale avevamo. Questa è una mozione che prende atto
assoluta priorità il sostegno della lotta dei lavoratori per la difesa del proprio posto di lavoro e attraverso questo della propria dignità. E speriamo che da qui in avanti le azioni di tutte le parti che vediamo questa sera e tutte quelle che riusciremo a coinvolgere anche a più alti livelli, per quanto a loro compete e con tutta la determinazione e la serietà di cui ciascuno di noi è capace, venga convogliato ad ottenere questo obiettivo, cioè la tutela dei nostri posti di lavoro. Una mozione condivisa dai tre gruppi politici presenti in Consiglio e che ora vi leggo. Premesso che dalle RSU e dalla cronaca dei giornali si è appreso che negli ultimi mesi nell'azienda Oreaia Toscana Caratelle Firenze S.p.A., che controlla anche i marchi Bertolli e Sasso e che fa capo al gruppo spagnolo Veolia ex Sossa Quetara, sembrerebbe essere in atto un processo di delocalizzazione e di razionalizzazione del ciclo. La notizia dell'apertura della procedura di mobilità nel mese di agosto, ufficializzata dal CDA della multinazionale Veolia nei confronti di 55 addetti su 285 negli stabilimenti di Tavernelle e Meruno, ha suscitato forte sgomento e preoccupazione, stante anche la difficile situazione finanziaria della medesima, che avrebbe un debito di circa 700 milioni di euro nei confronti del Banca Italiana. L'azienda spiega che la decisione è stata assunta a causa della crisi economica, della crescita del costo delle materie prime e dell'incremento dei prezzi al dettaglio. Rilevato che i marchi Caravelli, Bertolli e Sasso, tutti controllati dal colosso spagnolo, hanno allargato la loro presenza in 50 stati e recentemente sono stati inaugurati nuove filiali in Cina, India e Malesia, confermandosi la De Olio leader mondiale degli oli di olio in bottiglia, la trattativa sindacale prevede di chiedere all'azienda un anno di cassa integrazione straordinaria prima della mobilità, che significherebbe perdita del posto di lavoro per 48 persone nel sito berlinese di Corso Europa, osservato che l'assenza di un piano industriale capace di tutelare gli attuali livelli occupazionali e le attuali scelte della gruppo spagnola rischiano di incidere negativamente sul futuro di un pezzo importante dell'industria agroalimentare italiana, attualmente controllata dall'estero con evidenti impatti negativi sul livello occupazionale, delibera di esprimere piena solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie in questo delicato momento che stanno vivendo, di assicurare il proprio sostegno alla lotta dei lavoratori per la difesa del posto di lavoro e per la dignità delle persone coinvolte e dei loro familiari, di sostenere le organizzazioni sindacali e i lavoratori nelle trattative in corso con la proprietà, di impegnare il sindaco e la giunta comunale nel far pubblicare la presente mozione sul sito istituzionale dell'ente e di inviare la medesima alle rappresentanze politiche provinciali, regionali e parlamentari presenti sul territorio di ogni appartenenza politica, chiedendo loro di attivarsi per la soluzione positiva della vicenda. Pongo ai voti questa mozione. Chi è favorevole? All'unanimità. E con questo e con l'augurio, con pensiero affettuoso a tutte le famiglie, chiudo a malincuore questo Consiglio Comunale. Grazie.